puntata, seconda puntata della rubrica Parliamone con Lucia. Cosa dirvi? Ci siamo lasciati, mi sembra che vi ho parlato un po' di me. Ecco, io parlerei ancora tanto perché avrei tanto, io dico sempre che ci vorrebbe un'enciclopedia per parlare di me, ma non vi tedio, non vi annoio, però vi voglio trasmettere che tutto può cambiare nella vita, tutto ciò che si fa una vita. A volte io non ci credevo perché presa da tante negatività nel passato pensavo che non potesse cambiare il mio percorso di vita. Poi è cambiato all'improvviso, come? Credendo in quello che facevo, perché avevo delle potenzialità che sono uscite fuori grazie anche alla mia volontà, logicamente, con l'aiuto di alcune persone. Sono partita al fondo, meno che fondo, perché sapete, quando inizia un'attività dovete comunque far fronte appunto a dei debiti e quant'altro. Però sono salita e non sono mai scesa, quindi significa che sto facendo un buon lavoro. Come state vedendo, le cose stanno cambiando, sto migliorando. Io lo dico, sono prima io a mettermi in discussione, in primis, e quindi e con i miei artigiani. Ho cambiato tanta gente. Guardate, sulla mia esperienza vi dico che c'è tanta gente, purtroppo, e non ce ne accorgiamo, che è negativa, ragazzi miei. E come facciamo ad accorgerne? Quando qualcosa non va, sentitelo a pelle, sentitelo dentro che qualcosa non va. E a volte sono le persone, che sarà anche la più amica delle amiche, ma che purtroppo vi pugnala alle spalle oppure vi mette negatività, vi inquina le vostre, inquinando le vostre idee. Ed è difficile poi avere positività. Beh, vi dirò, come ho detto l'altra volta, la prima puntata, io ho perso tante persone, ma non le ho perse, mi hanno perso loro, perché poi l'evoluzione, io ho incontrato tanta altra gente, tanta bella gente, e ho capito che devo fare selezione, pur essendo anche, ecco, a contatto con i clienti. Ci sono per tutti, anche per le persone che mi hanno voluto del male, io ci sono sempre, apro sempre la telefonata. Sapete perché? Io odio una cosa, i pettegolezzi, non mi piacciono. È inutile fare pettegolezzi, una persona può essere estrosa, timida, basta rispettare chi sia davanti, e anche quello è positività. Bisogna sapere attirare l'energia positiva. Non sono una maga, non sono una persona che fa i tarocchi, assolutamente, ma ciò che ho messo passione nella mia vita da 6-7 anni a questa parte, è cambiata la mia strada, è cambiata la mia vita, e ho fatto cambiare tutto con la mia volontà. Ho passato e ho trascorso dei giorni, dei momenti, delle notti in cui piangevo, ma quei pianti sono diventate lacrime poi di gioia, ma nel tempo, perché ci ho creduto fino in fondo. Ancora oggi io invidio persone che hanno sempre da ridire, sempre. Pensate che collaborano altre persone con me, si può sbagliare su un profilo se scrivi un prezzo o un altro, non perché voglio scrivervi qualcosa di non vero, però può essere, no? Lavoriamo in tanti e ci può essere l'errore, non perché lo facciamo in malafede. Vado a rivedere il prezzo, dico: signore, il prezzo è questo, poi vedete, se posso io lo sconto ve lo faccio sempre. E questo anche nella vita. Io mi metto in discussione davanti alle mie amiche, alle mie persone. La prima a mettermi in discussione sono io, e tendo la mano sempre. Ragazzi, ricordate, tendere la mano. È difficile andare proprio contro il proprio orgoglio, ma bisogna andarci, altrimenti la positività non arriva. Tante volte alcune persone... Perché è nata questa rubrica? Perché molti mi chiedono: signora, mi può dare un aiuto? Addirittura una signora mi ha detto: grazie, mi ha salvato la vita. Oddio, mi ha fatto... Perché con una parola dolce, una parola a momento opportuno, quello che mi sentivo dentro. Avrò forse un sesto senso di interpretare, perché lavoro da tanto col virtuale, questo lo ammetto. E allora dico la parola giusta e quella che sento dentro. E niente, questo voglio dire, mettete positività. E adesso vi lascio una buona giornata a tutti voi. Alla prossima.